Ciao a tutti, in questo video parleremo di distanziali, ovvero di cartelli come questi, apparentemente molto molto semplici, ma non vi fate ingannare, e i quali hanno due funzioni principali, una puramente tecnica e l'altra invece estetica. Partendo da quella tecnica vi vorrei subito far notare che tutte le auto più prestazionali, più potenti, sono basse e larghe. Difficilmente troverete una supercar stretta e alta, è veramente difficile. Questo ovviamente non è un caso. Più le auto hanno un rapporto favorevole tra larghezza e altezza da terra, chiaramente con i dovuti limiti, e più sarà facile che abbiano un'ottima stabilità. Infatti noi andiamo a utilizzare piattelli di questo tipo proprio per aumentare la stabilità. Possiamo intervenire anche in un altro modo, abbassando l'auto da terra con delle molle ribassate. Allargare la carreggiata invece è possibile grazie a questo. Praticamente si va a montare tra il mozzo dell'auto e la ruota, di fatto andando a spostare la posizione della ruota rispetto al corpo vettura. L'altra motivazione estetica è ugualmente interessante, perché chiaramente un'auto con le ruote dentro la carrozzeria piuttosto che un'auto con le ruote a filo della carrozzeria, beh, insomma, nel secondo caso avremo sicuramente un qualcosa di più affascinante. E d'altra parte sembrerà che le ruote siano più grandi e quindi l'auto più potente. Insomma, è tutto un discorso piacevole, molto interessante. E però principalmente, per quanto mi riguarda, prediligo la parte tecnica. Infatti questo è un prodotto che, come vi dicevo all'inizio, è molto molto semplice in apparenza, ma ci consente in realtà di operare a diversi livelli per risolvere magari anche delle difficoltà dell'auto, dei comportamenti particolarmente negativi e non soddisfacenti. Insomma, avremo modo di approfondire molto questo argomento, quindi continuate a seguirci. Ciao ciao!